Si direbbe che anche 200 anni fa qualcuno abbia voluto nascondere la faccia della donna. Forse sappiamo perché. Perché era un'assassina, non una vittima. E qualcuno ha voluto che il suo viso restasse nascosto per sempre. Forse Elisa non era quella commediante che pensavamo. Cosa vuoi dire? Un caso di reincarnazione? Beh, non lo so, ma forse ha fatto tutto quello che ha fatto perché senza saperlo non poteva comportarsi diversamente. Ricordati che anche nella leggenda si parla di uno straniero, di un complice. Ed è certo che Elisa ha agito sempre per ispirazione di Sergio. Vuoi che guidi io? Magari, ti ringrazio. Non vedo l'ora di essere lontano da qui. Ho fatto abbastanza il cretino per conto degli altri. Non vedo l'ora di tornare a farlo per conto mio. Sergio però a suo modo è un buon amico, sempre pronto a cambiarmi un assegno. E poi aveva ragione, io sono un ingenuo della peggior specie. Se tu non fossi un ingenuo non te la saresti mai cavata in questa avventura. Cioè? Ho l'impressione che gli Etruschi ti abbiano dato una mano a salvarti. Si direbbe che anche a loro piacciono gli ingenui. Anche a loro? Perché a chi altro? Su, avanti, che hai capito.